Per gli speciali de Il Salotto della Civetta. Costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Davide Pelanda, Costruire futuro, Caffè Italia. Oggi leggiamo da Il Dubbio del 27 ottobre 2024 questo interessante articolo Il potere della scrittura, premiate le voci dei detenuti al premio letterario Città di Castello. Celebrate per la prima volta le opere di detenuti, promuovendo l'inclusione e la crescita culturale all'interno degli istituti penitenziari e dimostrando come la scrittura possa diventare un potente strumento di speranza e riscatto. Le cose come sono, L'infernale commedia e A mia madre sono i titoli dei racconti scritti da tre persone recluse in alcuni istituti penitenziari che si sono classificati ai primi posti della sezione speciale della 18ª edizione del premio letterario Città di Castello, la prima in Italia riservata ai detenuti, grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto dal DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dagli organizzatori della rassegna patrocinata dagli enti locali, regionali e nazionali. A Città di Castello si è svolta poi la cerimonia di premiazione. La scrittura come veicolo di inclusione. Si è svolta appunto la cerimonia di premiazione del premio letterario Città di Castello, ideato e organizzato dall'associazione culturale Tracciati Virtuali e dalla società Dante Alighieri, con il sostegno e patrocinio del comune, della regione e provincia di Perugia, alla quale sono intervenuti oltre 35 finalisti provenienti da ogni regione d'Italia e anche dall'estero. Per la prima volta in Italia sono stati premiati tre reclusi nelle carceri italiane, che si sono aggiudicati i primi tre riconoscimenti della nuova sezione speciale. Destinazione altrove, la scrittura come esplorazione di mondi senza tempo, promosso dal DAP, dalla società Dante Alighieri e dall'associazione culturale Tracciati Virtuali. In questa nuova sezione sono state iscritte opere, poesie e racconti brevi provenienti da 22 istituti penitenziari. Un incarico di crescita culturale è stato il concorso letterario Città di Castello, primo in Italia ad aver istituito una sezione speciale rivolta alle persone recluse, come dicevamo prima, in tutti i penitenziari del paese, con il nobile intento di contribuire alla crescita culturale delle persone recluse e al loro più completo recupero. Il progetto rientra tra le iniziative di collaborazione per favorire la crescita umana e culturale dei soggetti reclusi, come previsto dal protocollo siglato il 28 marzo scorso con il DAP. Il primo classificato è risultato un recluso della casa circondariale di Rebibbia, Roma, con il racconto Le cose come sono. Un testo autobiografico che racconta la sua vita dall'infanzia difficile fino alla condizione attuale di detenuto. L'autore scrive alla fine un grande messaggio di speranza. Credo che ognuno di noi è fatto di luce e di buio, in parti uguali, e quando sei immerso nelle tenebre puoi vedere una piccola luce dentro di te. È una piccola fiammella che vale la pena seguire, perché un giorno potrebbe trasformarsi in un faro. Come secondo classificato è risultato un recluso della casa circondariale Gozzini di Firenze, con il testo poetico L'infernale commedia. Il lavoro, a tratti autoironico e dissacrante della propria condizione, è una sorta di parodia della vita in carcere, affrontata in metrica alla maniera del sommo poeta Dante Alighieri. Terzo classificato, infine, è risultata una reclusa della casa circondariale di Latina, con la poesia A mia madre. Il componimento racconta l'amore verso la madre, il senso di vuoto dopo la sua scomparsa e la definitiva consapevolezza di sentirla sempre presente al proprio fianco. Le loro opere, come tutte quelle dei vincitori delle varie sezioni, sono state declamate dalla straordinaria voce dell'attore Pier Maria Cecchini. Subito dopo la conclusione di questa edizione della sezione speciale verrà varata l'edizione 2025 e si cominceranno a promuovere iniziative all'interno degli istituti penitenziari, come ad esempio presentazioni di libri, incontri con gli autori, corsi di scrittura creativa per cui gli organizzatori saranno lieti di raccogliere la disponibilità di tutti coloro che vorranno contribuire allo sviluppo di questo progetto.
Si tratta di un ulteriore e significativo passo in avanti dell'amministrazione penitenziaria, che sta procedendo con forte impegno a offrire ai detenuti in esecuzione della pena occasioni di rafforzamento educativo, ha dichiarato il capo del DAP Giovanni Russo nel corso della cerimonia di premiazione del concorso. Iniziative come questa danno una spinta molto importante per far sì che in questo mandato rieducativo che la Costituzione ci impone, il detenuto possa finalmente non solo sentirsi, ma essere effettivamente una persona diversa. A testimoniare la straordinaria importanza di questo innovativo progetto è stata anche la partecipazione al momento conclusivo del premio della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che ha sottolineato come l'apertura della nuova sezione speciale del premio letterario Città di Castello, destinata alle persone recluse, rappresenta un'importante innovazione ed è per me veramente appassionante partecipare a un evento culturale che porta con sé un'idea di espiazione della pena in linea con quanto previsto dalla Costituzione. Iniziative come questa sono una grande opportunità di crescita culturale che per i detenuti si traduce in percorsi di umanizzazione degli istituti di cui c'è assoluta necessità. Altro intervento di grande valore, spessore culturale e umano è stato quello del procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, che ha puntato l'attenzione sull'importanza dello svolgimento di attività sportive e letterarie, oltre che, più in generale, culturali, per la finalità rieducativa della pena, sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari. La commissione di reati implica necessariamente una sanzione, ma lo scopo costituzionale della pena, ha detto appunto il procuratore generale, è sempre quello del reinserimento sociale del condannato e di ricomposizione della frattura determinata dal reato. I riconoscimenti del futuro del progetto per la sezione speciale sono intervenuti in videoconferenza la senatrice Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, che ha ringraziato gli organizzatori, i relatori e il pubblico presente per essere stata coinvolta in questo progetto dove tutti i partecipanti sono da considerarsi vincitori, perché l'impegno artistico in uno stato della loro vita così complesso è da apprezzare. E questo in ragione delle difficili condizioni nelle nostre carceri dovute anche al sovraffollamento. La cosa bella di questa iniziativa è l'uso delle capacità, delle attitudini che diventano anche uno strumento di consapevolezza, uno strumento per crescere. Ci sono 3 vincitori come previsto dal regolamento del concorso, ma oggi hanno vinto tutti, coloro che hanno partecipato con i loro scritti. Il senatore Walter Verini, che ha avuto un ruolo preeminente nella creazione di questa sezione speciale, ne ha spiegato il motivo e le ragioni dell'impegno profuso. Le carceri italiane sono in una situazione drammatica: suicidi, sovraffollamento, mancanza di personale, di formazione e di lavoro. Non sono da paese civile, occorrerebbero interventi radicali che purtroppo non si fanno. Poi ci sono iniziative come questa che rappresentano un segnale, un seme di grande valore, di speranza. Dare voce e visibilità con la poesia e con gli scritti a persone che scontano una pena perché hanno sbagliato vuol dire che si crede nella possibilità di recupero. E quando un detenuto che ha pagato il suo debito con la società esce recuperato, non torna a delinquere. Investire in umanità vuol dire quindi rispettare la Costituzione, la civiltà e investire anche in sicurezza per le società. Ecco questo interessante articolo di questo concorso, Il potere della scrittura, premiato a Città di Castello. Vi saluto, vi auguro buona giornata a tutte e a tutti. Per gli speciali de Il Salotto della Civetta. Costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda.